seconda trasferta consecutiva dopo la discussa vittoria nel derby di San Donà per l'Unione Venezia, che arriva a Pordenone, un campo dove hanno sempre vinto le avversarie, contro una delle formazioni date alla vigilia del campionato come una delle favorite per il salto di categoria. Dunque la squadra di mister Sassarini, che in settimana ha avuto i 3 punti nella partita con il Montebelluna, punti assegnati a tavolino che si aspettavano da almeno un paio di settimane, dovrà dare il meglio di sé in una partita tutt'altro che facile. Ed ecco le migliori azioni. Mister Sassarini, una grande reazione dopo un altro primo tempo un po' in difficoltà e dopo aver subito un gol. Questa volta è venuta fuori veramente una grande squadra. Eh sì, è la cosa più importante, che continuiamo ad avere questa vocazione. È successo contro San Giorgio, è successo a Sacile, è successo contro l'Union Quinto, è successo col San Donà, è successo anche oggi. Quindi vuol dire che questa squadra ha carattere, ha spirito. È vero, abbiamo fatto un primo tempo negativo,
però sapevo anche che magari dandogli i punti di riferimento loro ci avevano studiato, sapevano come poter limitare le nostre giocate e siamo andati a cambiare, a stravolgere il nostro modo di pensare con giocatori tecnici, giocando con praticamente tre punte strette vicine davanti e sfruttando gli 1-2, e sono andati in difficoltà perché sono giocatori estremamente fisici, lo hanno dimostrato negli angoli, sulle punizioni che ci hanno sempre messo in difficoltà, ma altrettanto vulnerabili poi negli 1-2 in quelle situazioni dove Lauria, Oliveira, Cubillos hanno ribaltato questa partita. Sapevo, ho studiato tanto, ho visto tutte le partite del Pordenone e sono riuscito, grazie alla straordinaria volontà e voglia di questi ragazzi, a ribaltare una partita che era complicata, perché il Pordenone è un'ottima squadra, che ha giocatori che hanno fatto tutti la C2, la C1, la D, e con 6, 10, 20 gol all'attivo, tutti. Sappiamo che le piace sottolineare come la disponibilità di chi esce dalla panchina in particolare. Oggi veramente è stato un cambio di ritmo, sono giocatori che ovviamente si conoscono, però anche il sacrificio di saper di entrare a partita in corso, tutti sanno dare il proprio contributo. Lo spirito di gruppo è questo, io faccio il mio per cercare di studiare le caratteristiche degli avversari e dargli una mano leggendo la partita, e i ragazzi che vanno in campo poi, che subentrano tutte le partite, a questo punto quasi tutte le partite, poi cambiano la gara. Ma è anche da rimarcare comunque sia che la società mi ha dato la possibilità di avere, grazie al direttore, un vasto organico che, quando fai 2-3 cambi di questo livello, poi è un valore aggiunto. Qualche pecca abbiamo detto nel primo tempo, soprattutto dietro. Che cos'è? Un po' di mancanza di concentrazione? Come la legge? Ma no, dobbiamo ritrovare a far campo. Abbiamo fatto un pochino di lavoro magari più sulla brillantezza, perché eravamo poco brillanti, quindi abbiamo lasciato un pochino di campo e dobbiamo tornare un pochino magari a far campo, perché nelle giocate in uscita, nella circolazione di palla siamo abbastanza lenti e dobbiamo migliorare quello. Si immaginava, quando c'erano queste due trasferte alla vigilia, San Donà e Pordenone, di tornare con 6 punti in tasca? Beh, se mi avessero detto guarda, fai 7 vittorie e un pareggio, insomma, è un andamento da record. E da cosa nasce questo record? Ma dal lavoro dei ragazzi, da una grande società e dalla abnegazione di questi ragazzi a volersi impegnare nel momento delle difficoltà, a tirar fuori la personalità, la determinazione, la carica, perché questo è quello che fa fare il salto di qualità. Ci sono squadre che vanno in svantaggio, non ribaltano mai, e noi invece siamo una squadra che, quando è nelle difficoltà, reagisce. Il